L'elemento che noi poniamo è importante, e non perché non stimiamo il grande lavoro delle Proloco, anzi lo stimiamo e lo stimiamo molto, proprio perché quando dei cittadini si danno da fare e si attivano per il loro territorio, a questi cittadini va dato riconoscimento del loro senso civico. D'altra parte però qui diamo un riconoscimento particolare alle Proloco, quindi titolerei il nostro emendamento Oneri ed Onori, perché mentre riconosciamo e diamo un onore alle Proloco, le riconosciamo e costruendo una sezione apposita del registro delle APS, evidentemente diamo a loro un vantaggio, ma un riconoscimento importante. Noi semplicemente con il nostro emendamento chiediamo che a questo riconoscimento corrispondano semplicemente qualche richiesta, che non è una puntigliosità, ma è una sorta di prevenzione. Ed in generale le amministrazioni e la Regione concederanno dei contributi alle Proloco che si iscriveranno a questo registro. Potranno sussistere anche delle Proloco che scelgono di non iscriversi a questo registro. Beh, noi chiediamo che quelle che si iscrivono a questo registro semplicemente rendano trasparenti i propri bilanci e rendano trasparente l'utilizzo delle risorse che la Regione gli dà. Perché? Perché spesso succede che, può succedere che questa trasparenza manchi per un'abitudine che forse si è consolidata, dove magari una Proloco rischia di diventare la piccola società in house di un comune che, per non riuscire a organizzare alcune attività di promozione turistica, utilizza la Proloco, ma la utilizza in maniera che non può essere sempre consona, nel senso che non si aspetta che la Proloco agisca di sua iniziativa, ma la si usa perché il Comune non riesce a fare alcune attività. Quindi è bene che questa trasparenza, per chi vuole iscriversi a questo registro, non è obbligatorio per tutti, sia richiesta. L'altro aspetto è quello delle cariche politiche e di quelli che stanno all'interno della Proloco. Sempre anche qui, non è per tutte le Proloco, è per quelle che vogliono ambire a essere registrate in questo registro e quindi ambire ad avere dei fondi regionali. Perché? Perché non è corretto, secondo noi, proprio per i motivi che dicevo anche prima, che un amministratore comunale sia anche un amministratore all'interno della Proloco. Benissimo il sindaco, l'assessore, il consigliere comunale che vanno a montare il palco, che vanno a servire alla sagra, questo va bene, ma non può essere che il sindaco e l'assessore e il consigliere comunale che votano per dare il finanziamento alla Proloco o per concertare qualcosa con la Proloco poi siano anche all'interno del consiglio direttivo della Proloco. A noi sembra che questo non sia accettabile, tanto più che la Regione, fra l'altro, sostiene la carta di avviso pubblico, una carta che è fatta apposta per prevenire possibilità, di inquinamento, di conflitto di interesse, vogliamo dire. E come Regione aderiamo ad avviso pubblico, non ancora alla carta, e in questa carta di avviso pubblico si dice che bisogna prevenire tutti i casi in cui può esserci questo conflitto. In questo caso può esserci, e quindi noi semplicemente chiedevamo questo aspetto qui. Per il resto il progetto per noi va bene. Questa mancanza, visto che a questo punto sarà una mancanza, però per noi è importante, e quindi almeno spero che qualcosa ne venga colto poi nei momenti di stipulare le convenzioni tipo. Però l'obiettivo deve essere sempre la trasparenza e l'indipendenza, come dicevamo prima anche sulla legge del turismo. Grazie.